molti sostengono che questo manager abbia ricevuto quello che si meritava, la fine che si meritava. Ciao a tutti ragazzi, allora oggi parleremo di uno dei top manager della Corea che purtroppo è venuto a mancare. E in questo video vorrei parlare della relazione tra capo e dipendente che spesso si instaura in Corea del Sud, ma in realtà questo vale anche in alcuni altri paesi dell'Asia. E ragazzi, per quanto molti di voi, ma anch'io stesso, ci possa piacere magari un genere come il K-pop, in realtà ci sono molte cose che si nascondono dietro questo ambiente che sono del tutto oscure, e questo è il caso di cui parleremo oggi. Bene, allora, prima di iniziare con questo video, come sempre vi chiederei di lasciare un mi piace, che aiutereste un sacco a far crescere questo canale, e commentate, che mi farebbe molto piacere, aiutereste un sacco l'algoritmo. E io vi ricordo che pubblico nuovi video su crimini relativi principalmente alla Corea e il Giappone, ma non solo, il lunedì e il giovedì a 1 di pomeriggio, quindi vi aspetto, mettetevi la sveglia. E chi fosse un fan invece dei video sul Giappone, vi aspetto un video anche il sabato sul mio altro canale, quello che vi lascio qui. Chi volesse seguirmi anche lì si può trovare un nuovo video di sabato. Fatto questa premessa, iniziamo con il caso di oggi. Il mondo del K-pop, per quanto possa sembrare, diciamo, una specie di paradiso, magari un posto fantastico e meraviglioso, nasconde in sé invece un sacco di lati oscuri. E tra l'altro il lavoro del manager sembra che sia veramente un lavoro che è veramente veramente faticoso e estenuante. Lavorerete oltre gli orari stabiliti, la paga non sarà certo delle migliori e spesso vi ritroverete in situazioni estremamente pericolose. Vi ricordate quel video che avevo fatto su quell'idol che voleva solo vivere? Ve lo lascio qui se non l'avete visto. E ragazzi, all'interno di queste aziende, io so anche per quello che è, diciamo, stato il mio periodo come modello in Giappone, che in realtà comunque sta andando un po' avanti, spesso ti capita che all'interno di un'agenzia c'è il capo, poi ci sono i manager, quelli più importanti, i manager, diciamo un po' quelli di secondo livello, e poi ci sono gli tsukibito, che sono praticamente quelli che vengono a seguirvi ogni volta che fate uno shooting. Proprio tsukibito sarebbe le persone che vi accompagnano. E guardate che spesso le aziende trattano queste persone veramente malissimo. Per esempio, non lo so, gridano a queste persone, li fanno lavorare, se fanno un piccolo errore glielo fanno pesare. Cioè, veramente un lavoro stancante. E soprattutto io sono sicuro che se questo è quello che ho potuto assistere, non oso immaginare quello che succede dietro le quinte, magari quando io non ho visto. Cioè, se così vengono trattati davanti a me, immaginatevi come queste tsukibito vengano trattati quando non sono con me. Cioè, io mi ricordo quando ho fatto il telefilm in Giappone, Nihonjin no Jiran e Nihongo, ci ho visto di quelle scene assurde. In ogni caso, il manager di cui parleremo oggi è questo che vedete nella foto, che era considerato praticamente un manager bravissimo, in grado di riuscire a tirare fuori il talento in ciascuno dei suoi idol. Cioè, lui intravedeva il loro potenziale e riusciva a farli emergere nel modo migliore, e proprio per questo era super quotato. Infatti sembra che tutte le persone che hanno debuttato grazie a lui sono tutte diventate delle star di prima categoria in Corea. Questi sono i volti di alcune delle persone che ha seguito. E come sapete, però, per essere un manager così importante e voluto da tutti, dovete avere un grosso network, dovete avere un sacco di connessioni, e per poter fare queste connessioni è veramente importante andare a tutti gli eventi, a tutti i party, fare festa, eccetera, eccetera, per poter conoscere più gente e poter, diciamo, instaurare delle relazioni che potrebbero poi servire a livello lavorativo. E quindi potete capire come essere un manager all'interno di queste aziende vuole dire comunque non solo fare il vostro lavoro negli orari stabiliti, ma anche poi andare a tutti i party e tutte queste cose. Immaginatevi la fatica, e soprattutto a questi party non è che potete solo presentarvi, dovete essere al top del top e riuscire a prevaricare rispetto agli altri manager, perché comunque tutti vogliono essere, diciamo, al top, tutti vogliono essere il più richiesti, e quindi per poter trovare dei lavori ai propri talenti
si è dovuto dare davvero da fare questo manager. Tuttavia, sembra che questo manager da molti sia stato reputato come troppo aggressivo, non proprio gentilissimo, e soprattutto sembra che si prendesse una percentuale troppo alta dai lavori dei suoi talent. Lui era anche famoso per trattare, diciamo, i manager al di sotto di lui in modo non del tutto gentile, mettiamola così. E molte persone hanno detto che si innervosiva subito per ogni piccola cosa e si comportava anche in modo piuttosto maleducato nei ristoranti. E per tutte queste ragioni, un sacco di persone non hanno molto simpatizzato con lui, benché gli è successo una cosa veramente grave di cui andiamo a parlare in questo video. Un giorno, in ogni caso, questo manager chiamato Bay ha incontrato questo altro manager di nome John. John aveva 20 anni e era molto volenteroso nel voler lavorare all'interno di questa azienda del mondo dell'intrattenimento, e Bay ha scelto di assumere proprio lui per farlo diventare un role manager. E è stato detto che era stato assunto anche perché era molto giovane, era magrolino, quindi e sembrava come una persona che non volesse approfittarsi dei suoi talent. Non lo so, però sembra che questo sia uno dei requisiti, nel senso, se sembrate un pervertito, probabilmente non vi assumeranno come manager. In ogni caso, a questo John gli era stata affidata questa attrice, che vi faccio vedere in questa foto, che era proprio una delle top attrici in Corea in quel momento. Era diventato la sua spada destra, diciamo, perché dovete sapere che questo role manager, o se volete dire in giapponese lo tsukibito, è il livello più basso all'interno di un'agenzia di management. Quindi voi praticamente dovete essere un autista, dovete stare con il vostro talent 24 ore al giorno, vabbè, salvo quando magari a dormire, però sicuramente sarete nella stanza a fianco e non molto distante da lei, le porterete da mangiare, eccetera, eccetera. Dovete stare sempre al suo servizio e la vostra paga sarà anche molto molto bassa. Questo è quello che costa fare lo tsukibito o role manager. Più il tempo passava e più sembrava che la relazione tra John e Bay mutasse, perché sembrava che Bay avesse iniziato a mostrare la sua vera personalità e quindi ha iniziato a trattarlo per nulla bene. In questa azienda, siccome era un'azienda molto grossa, molti dei talent vivevano proprio all'interno della stessa azienda o comunque nell'edificio a fianco, e sembra che molti di questi talent abbiano detto che alcuni dei loro oggetti personali erano stati rubati, e Bay aveva iniziato ad accusare John di aver rubato determinati oggetti ai suoi talent. Non sappiamo se veramente questo John avesse rubato qualcosa a questi talent o se invece erano solo rumor, se in realtà era innocente, ma la cosa importante è che questo è stato l'inizio, diciamo, della fine, perché da quel momento in poi Bay ha iniziato a trattare sempre peggio questo John e ha iniziato a criticare ogni sua mossa. Non gli andava bene nessuno dei comportamenti che assumeva, e sembra che qualsiasi cosa che lui facesse Bay guardasse lui dall'alto in basso e che a ogni suo piccolo errore gli gridasse addosso, e sembra che lo facesse sentire in imbarazzo praticamente in qualsiasi momento, perché tra l'altro lui lo criticava e metteva in imbarazzo in tutte queste circostanze davanti anche al resto dello staff e anche ai talent. E voi immaginatevi, se siete all'interno di un'azienda e vi tratta male il manager, anche il talent inizierà a trattarvi magari in modo non del tutto gentile, perché vi considera un incompetente, comunque non vi fa fare una be bella figura, capite? È una cosa veramente brutta che al lavoro succedono di queste cose, perché se voi non avete il rispetto del capo manager, sarà difficile avere rispetto magari dai manager più bassi di lui, ma più alti di voi, capite? E in ogni caso, a meno di un anno dall'assunzione, questo ragazzo era stato licenziato. John aveva cercato di controbattere a questo Bay, ma passato quell'anno Bay era diventato praticamente uno dei manager più importanti della Corea, e anche questa attrice era diventata veramente famosissima. E sapete, se siete al top è veramente difficile alzare la voce e gridare in giustizia, perché comunque in quel momento Bay avrà tutte le connessioni. Quindi, se per caso John in qualche modo avesse voluto lavorare nel mondo dell'intrattenimento come manager o qualsiasi altra posizione, sarebbe stato veramente difficile se si fosse messo contro uno dei manager più importanti della Corea. Anche perché, capite, questa industria in Corea, per quanto sia famosa in tutto il mondo, nel mercato coreano è molto piccolo. La scena comunque coreana, questi manager e i programmi televisivi si conoscono un po' tutti tra loro, e quindi non è il caso di
creare nemici. Sembra che comunque il fatto che sia stato licenziato per John sia stato un duro colpo. Ha iniziato a bere, ha speso tutti i soldi che si era messo da parte in videogiochi e alcol, e sembrava che a livello mentale sia stato veramente un momento difficile per questo ragazzo, e arrivò persino a indebitarsi di ben $10,000. E questo è stato il momento in cui questo John ha scelto di tornare nella sua vecchia agenzia per poter chiedere di poter avere un'ultima possibilità per poter lavorare con loro. Tuttavia sembra che Bay gli avesse risposto: non hai nessuna competenza per poter fare il manager, e lo imbarazzò davanti a tutti. E questo è stato proprio il momento in cui Jay ha scelto di vendicarsi. Per poter portare avanti questo suo piano, lui si mise in combutta con questo altro ragazzo 23enne di nome Min, che aveva già un passato criminale, e per potersi vendicare hanno scelto di derubare questo manager perché era molto ricco e pensavano che avrebbero potuto guadagnarcene un bel po'. Era l'11 dicembre del 1994 alle 11 di notte quando si presentarono nel suo appartamento. Bay non era in casa. I due penetrarono nella sua abitazione e aspettarono che Bay ritornasse a casa. Quando tornò a casa lo colpirono per 6 sensi e lo portarono fino nella sua stanza, dove lo legarono. Una volta che riprese conoscenza, iniziarono a chiedergli informazioni sulle sue carte di credito, i suoi PIN, per poter avere accesso ai suoi dati bancari. Bay resistette e non disse nessuna di queste informazioni. Come potete immaginare, Bay è un uomo estremamente cocciuto, è uno che comunque è molto orgoglioso, e anche in quella circostanza, benché si trattasse di vita e morte, non voleva in alcun modo abbassarsi al livello di queste persone. E sembrava che quasi facesse una ramanzina ai due per essersi comportati in questo modo e li guardasse dall'alto in basso anche in quelle circostanze. E è stato in quel momento che i due hanno deciso di colpirlo violentemente, e dopo che è stato colpito violentemente più volte e l'hanno menato in malo modo, finalmente Bay ha confessato i suoi dati bancari. Tuttavia John si è reso conto che l'uomo conosceva il suo volto e quindi aveva paura che questo uomo le avrebbe reso la vita un inferno, e per questo motivo scelse di strangolarlo e togliere la vita a quest'uomo. Portarono via con loro il corpo e cercarono di liberarsene. Nessuno poté mettersi in contatto con l'uomo, ovviamente. La famiglia o anche i vari talent cercavano di mettersi in contatto con lui, ma sembrava che Bay fosse scomparso. Sappiamo bene quello che gli è successo. Tuttavia sembrava che questo comportamento, insomma, di sparire per qualche giorno, fosse uno dei comportamenti che Bay avesse spesso, e quindi non è stato riportato alla polizia fino a una settimana dopo che questa persona è venuta a mancare. Nel mentre che era stato riportato alla polizia, John andò alla banca e riuscì a prelevare ben $40,000 dall'account di questo Bay. Questo ha sollevato diversi sospetti, perché immaginatevi comunque due ragazzi sui 20 anni che vanno a prelevare una cifra così alta di soldi dall'account di una persona che era scomparsa, e sembrava molto sospetto, ovviamente. Questo fu la traccia che poi portò la polizia a sospettare appunto di John. Tra l'altro questo ha portato anche un inseguimento con la polizia, in cui c'erano Min e questo John e due ragazze che erano due prostitute che avevano pagato altamente per andare con loro a sciare, e la polizia li stava seguendo. Riuscirono in qualche modo a depistare i poliziotti, ma è stato in quel momento che comunque John ha detto che forse era il caso di confessare quello che avevano fatto alla polizia, perché dovete sapere che ormai la polizia conosceva i loro volti, sapeva i loro nomi, e quindi non volevano più nascondersi. È stato il giorno dopo appunto questo tentativo di inseguimento che i due si recarono alla polizia per confessare il malfatto. Ai due fu dati l'ergastolo, ma per varia pinning fu ridotta a 20 anni. Tra l'altro uno dei due, John, è stato rilasciato proprio l'anno scorso, quindi sì, in questo momento John è un uomo libero, mentre Min, magari perché aveva già un passato criminale, è ancora in carcere. Molti sostengono che questo manager abbia ricevuto quello che si meritava, la fine che si meritava. Questo penso che sia ingiusto, perché nessuna persona meriterebbe di essere, diciamo, privata della sua vita in nessuna circostanza. Ragazzi, secondo me, per quanto questa persona magari si sia comportata di
dal lavoro, è comunque perso la vita e quindi non è il caso di essere irrispettosi nei confronti di questo defunto, perché comunque non si meritava quella fine, punto. Nessuno si merita una fine del genere. Una cosa veramente importante è che questi comportamenti devono cambiare, il sistema di lavoro deve mutare, devono esserci più regolazioni perché situazioni del genere non devono più succedere. Non è giusto comunque che un manager importante, un capo, tratti i suoi dipendenti o comunque gli zucchibito in modo così vergognoso. Ogni persona deve essere trattata con rispetto, secondo me. Ma sapete, c'è anche da dire che comunque in Asia, oltre alla posizione, c'è anche un discorso, diciamo, a livello d'età. Per esempio, voi non potete trattare i vostri superiori, magari che sono più in là con gli anni, in modo irrispettoso. Quindi diciamo che sono una serie di circostanze che dovrebbero cambiare e bisognerebbe capire che siamo tutti umani, siamo tutti uguali e tutti abbiamo bisogno di essere trattati con rispetto. Vabbè, ragazzi, questo era il video di oggi. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ditemi che cosa ne pensate voi, ditemi se conoscevate questa storia e spero di vedervi anche nel prossimo video. Un salutone da Seba, ciao!